Con la partecipazione di oltre 1200 medici e ricercatori, Milano in questi giorni è la capitale della ricerca contro l'AIDS. In occasione dell'11ª edizione del congresso ICAR, che si è tenuto presso la sede dell'Università Statale di Milano, è stato sancito tra professionisti del mondo sanitario, della cultura e della comunicazione un patto trasversale per la scienza, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'infezione da HIV, che solo negli ultimi 12 mesi ha fatto registrare 3.443 nuove diagnosi, pari a 5,7 casi ogni 100.000 residenti. Lo scopo del patto è quello di ricordare a tutti, alla società, ai politici, alle scuole, alla magistratura, che la scienza è un valore di tutti, che non c'è scienza di destra, di centro o di sinistra e che tutte le forze politiche dovrebbero riuscire, quando si tratta di scienza, a andare d'accordo, a lavorare insieme e a fare sì che la salute dei cittadini attraverso una medicina basata sulla scienza venga sempre tutelata in ogni occasione possibile. Ecco, come sono oggi i dati sull'AIDS in Italia? L'AIDS continua a essere un problema perché noi non abbiamo una cura, non abbiamo un vaccino. Adesso le persone fanno farmaci antiretrovirali, con i farmaci antiretrovirali si rimane in vita e si fa una qualità di vita buona, però bisogna prenderli sempre, se si smette di prenderli si ritorna ad avere i sintomi dell'AIDS e soprattutto non abbiamo un modo per eliminare il virus dal corpo di una persona, questa è la cosa in cui il mio laboratorio sta lavorando, non abbiamo un vaccino per cui le persone possano infettarsi e uno dei rischi è che si abbassi la guardia, perché se la persona non si controlla e non sa di essere infettata può infettare altri e quindi l'epidemia non si ferma e infatti l'epidemia non si sta fermando purtroppo né in Italia né nel resto del mondo. Per cercare di affrontare ed arginare una nuova ondata di infezioni che interessa giovani tra i 25 e i 29 anni, ma soprattutto persone tra i 40 e i 50 anni, in occasione di ICAR sono state fatte iniziative per sensibilizzare la popolazione, dalla ICAR Run, una corsa per le vie della città, ai test rapidi per HIV nelle principali piazze. Qui diciamo che Milano registra purtroppo ancora il triste primato di essere la città con più nuove diagnosi infezioni di HIV in Italia. E in tutta Italia sono circa 3.500 nuove infezioni ogni anno, e con un dato che purtroppo non sta diminuendo ma è più o meno sempre stabile. E questo vuol dire che è molto importante ancora fare prevenzione e informazione soprattutto. È una risposta molto interessante perché sono tanti ragazzi che vengono e sono la prima volta che hanno fatto il test per l'HIV nella loro vita, la maggior parte di loro. Quindi è una risposta sicuramente di interesse perché sono curiosi e informati e vogliono sapere, vogliono controllarsi, vogliono testarsi e quindi questo è importante, soprattutto che sono molto giovani. In che cosa consiste questo test che fate? Sono due tamponi salivari, quindi raccogliamo un po' di saliva e sono due tamponi perché sono due test, uno per l'HIV e l'altro per l'epatite C. E in 20 minuti è pronto il risultato che ci dice se nella saliva sono presenti gli anticorpi contro questi due virus, contro il virus dell'HIV e dell'epatite C, che vuol dire che la persona è stata esposta potenzialmente a questi due virus. Dopodiché, se risulta appunto positivo, cosa devono fare? Il passaggio successivo qual è? Si rivolgono a uno dei centri ospedalieri che organizzano ICAR quest'anno possono andare a fare il prelievo immediatamente in modo che nel più breve tempo possibile hanno la risposta definitiva.